Saione punta sull'arte, sulla creatività e sui servizi per riaccendere le luci nei fondi commerciali rimasti troppo a lungo sfitti. Lo fa grazie al progetto di rigenerazione urbana Wake Up Saione, che ha visto l'inaugurazione dei primi 5 spazi tornati a nuova vita. Al taglio del nastro anche l'assessore regionale Vittorio Bugli e il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli, insieme ai vertici della Confcommercio Aretina e Toscana. Sono 5 attività sulle quali noi abbiamo interagito cercando i fondi sfitti, questo è stato il primo impegnativo passaggio. Queste attività avranno alcune agevolazioni, tipo saranno esonerate al pagamento dei primi mesi di locazione del fondo, il comune interviene con altre esenzioni, insomma si sta facendo di tutto per vedere se con qualche spinta, con qualche aiuto in più riparte qualche attività. Sono attività non necessariamente nel campo commerciale, c'è qualcosa del commercio, c'è qualcosa dei servizi, c'è qualcosa legato all'arte e alla cultura, perché tutto serve per vivacizzare la città, perché ogni luce che si riaccende da un punto di vista economico vuol dire più ricchezza, vuol dire più socialità e vuol dire anche più sicurezza. In due locali di via Montegrappa, due artisti, lo scultore Alessandro Marrone e il poliedrico pittore musicista Pier Mattia Livi, condividono ora laboratorio creativo e galleria espositiva per la vendita delle loro opere. In Viarno 14 c'è la cooperativa sociale Progetto 5, che oltre a presentare i suoi servizi gestisce un'altra galleria per l'esposizione e la vendita di ceramiche e altri oggetti artistici realizzati da alcune persone assistite nei loro centri diurni e residenziali. In via Razzario 4 ci sono invece gli sportelli al pubblico della Confcommercio per la promozione dei servizi formativi e di quelli rivolti agli imprenditori o aspiranti tali, ma anche di Legambiente, che intende promuovere progetti di riqualificazione socioambientale del quartiere con la partecipazione dei residenti. Infine, in via Piave 13 sta terminando il trasloco la tipografia aretina Sam Print di Roberto Sestini, da tempo in cerca di locali più ampi per ingrandirsi. E non finisce qua, perché nei prossimi mesi a questi fondi dovrebbero aggiungersene almeno altri 10, sempre a Saione, sempre concessi gratuitamente per 60 giorni ad imprenditori, artigiani o artisti che vorranno cimentarsi in un nuovo progetto di temporary shop a diretto contatto con il pubblico. Questo è un mezzo, non l'unico, perché laddove c'è una fragilità in un quartiere, riaprire una saracinesca, riaprire un'attività, mettere anche attività particolari come sta succedendo qui, dove si inseriscono in questi nuovi negozi che riaprono anche delle attività legate all'arte, laddove c'è arte, cultura, abbiamo visto che danno sempre un'idea in più durante il progetto. Mettono in piedi un'iniziativa che spesso è creativa e spesso attrae l'attenzione, quindi fa quel movimento che serve per portare le persone a riappropriarsi del quartiere. È una saracinesca che si alza dopo tanti anni, che è rimasta abbassata da un senso di rivitalizzazione di una strada, di un intero quartiere, e si comincia da qui per dare contezza di quella che è la vita di un quartiere, e quindi sugli scudi l'iniziativa di Ascom, che con un finanziamento di Regione Toscana e il supporto dell'amministrazione comunale si sta adoperando per far sì che le saracinesche si riaprano. Io dico sempre che chi tutte le mattine ha il coraggio di tirare su una saracinesca e iniziare una giornata di lavoro in un negozio è un eroe, e chi lo fa qui lo è due volte.